A commercio e pubblici esercizi nel 2017 l'illegalità è costata in tutto 28 miliardi, il 3,3% in più dell'anno precedente. Nel dettaglio 21,5 miliardi da imputare ad abusivismo, contraffazione e taccheggio e 6,8 miliardi di costi da imputare a criminalità e cibercriminalità. E questo il dato nazionale che emerge da elaborazioni e stime fatte dall'ufficio studi Confcommercio e presentato al questore di Foggia Mario Della Cioppa dal presidente provinciale di Confcommercio Damiano Gelsomino in occasione dell'appuntamento annuale Legalità mi piace, promosso dall'organizzazione di categoria. È un'indagine fatta sia dal nazionale sia riversata anche sul nostro territorio, quindi sulla Puglia. I dati sinceramente non sono molto confortanti perché fanno apparire uno scenario abbastanza preoccupante per quello che è la Puglia. Però ecco, ci sono anche dei dati abbastanza positivi che ci lasciano ben sperare. Quelli illustrati al questore di Foggia fanno riferimento ai dati regionali dell'indagine e mostrano alcune discrepanze rispetto alla tendenza nazionale. Abbiamo impostato un'azione forte sul territorio e che ha proprio il fine di cercare di migliorare la percezione di sicurezza non solo dei commercianti ma di tutta la cittadinanza in generale. E questo anche è un altro nostro obiettivo, cioè cercare di, come dire, spingere la cittadinanza e soprattutto gli esercenti, coloro i quali insomma sono più esposti da questo punto di vista, ad avvicinarsi alle forze di polizia, alla polizia di Stato, e questo lo possiamo fare solo se siamo sempre più credibili nella nostra azione sul territorio.